Ci troviamo con i fratelli Brischetto che purtroppo si trovano in una situazione incresciosa dopo una vita che sono nel settore del cantiere navale, imbarcazioni, lavori, diciamo per persone che vanno per le vie del mare, sia pescatori professionali che diportisti, dilettanti, eccetera, eccetera. I fratelli Brischetto, voglio dire, hanno subito, come dire, tra virgolette, che possibilmente ci saranno anche delle dovute ragioni, lo sgombro della loro attività del cantiere perché non sono riusciti a pagare i canoni mensili. Ora i fratelli Brischetto chiedono umilmente di poter essere ascoltati dall'autorità portuale ai fini di poter riprendere la loro attività e mettersi in carreggiata anche con i pagamenti, visto che c'è stato il problema del Covid, il problema dei restringimenti, una serie di problemi che hanno portato a questa cosa. Sentiamo il fratello Brischetto Fabrizio. Fabrizio, buongiorno. Allora, cosa, spiegaci Ma com'è la situazione. noi, diciamo, per varie vicissitudini, diciamo, ci siamo trovati nelle condizioni di non poter pagare più perché abbiamo avuto proprio difficoltà, un po' perché, appunto, come hai accennato prima, il discorso del Covid, spese improvvise, insomma, quindi noi vorremmo, la nostra propria intenzione è quella di ritornare a essere quelli che di sempre, diciamo, quelli che ritornare in carreggiata, come si suol dire, perché proprio in questo momento stiamo veramente togliendoci quella zona, quell'area del porto, non possiamo più svolgere materialmente il nostro lavoro. Dobbiamo annaspare su tutto, diciamo, perché dobbiamo chiedere qua, chiedere là, insomma, chiediamo umilmente scusa su questo, se ci sono ancora possibilità di riavere il nostro spazietto, quello che c'è lì, magari metterci di nuovo in carreggiata. Sì, Non anche. so, le mie parole, magari vorrei ritornare a essere quello che ero prima. Anche perché voglio dire, con voi lavorano diverse famiglie, Certo. comprese le vostre, quindi è un'attività in questo momento spezzata. Se voglio dire la politica che si vanta, che vuole dare un aiuto alle imprese, a questo punto dico, fai un appello anche alla politica, al presidente. Sì, io materialmente cosa vi posso dire? Io chiedo a tutti, il presidente, chiunque mi può dare una mano, comunque ascoltarmi, cercare di ascoltare le nostre parole, magari di presenza con un incontro, fare questo, darci ascolto, un'altra possibilità. Grazie. Va bene, ok. Speriamo che l'autorità portuale e il presidente, che è una persona abbastanza per bene e attenta alle problematiche, ci dia riscontro.